Un saluto a tutti coloro che attraverso Rovigo in diretta ascolteranno questa conversazione, questa comunicazione. Ecco, mi sembra importante dar conto anche ai cittadini del Polesine, in particolare ai fedeli della diocesi di Adria Rovigo, delle disposizioni che i vescovi del Veneto hanno preso lunedì e che anch'io ho comunicato alla diocesi, decisioni anche molto importanti, molto gravi, perché comprendono la sospensione di tutte le celebrazioni religiose aperte al pubblico almeno fino a domenica 8 marzo, dico almeno perché anche dalle notizie di queste ultime ore c'è l'impressione che queste disposizioni dovranno essere prorogate anche nelle settimane successive. La preoccupazione in questo momento è molto forte perché vediamo come l'epidemia si sta diffondendo ed è necessario prendere delle misure molto precise per evitare un'ulteriore diffusione del contagio. Ecco, anche la Chiesa si sente solidale con la società civile, si sente vicina in modo particolare alle persone che sono più esposte alle conseguenze del virus. Io penso in modo particolare agli anziani, e ne abbiamo molti, penso agli operatori sanitari, penso anche a tutte quelle persone che per il loro tipo di lavoro sono a continuo contatto con il pubblico e quindi maggiormente esposte al contagio. Ecco, proprio per questo motivo è necessario che ci sia un'adesione convinta e responsabile alle misure che in questi giorni ci vengono proposte dalle autorità. E la Chiesa quindi si sente impegnata, ecco, proprio a un atto di responsabilità e di senso civico, perché è proprio anche la fede che ci chiede di essere solidali con i nostri fratelli. A questo proposito, credo che dobbiamo evitare quello che io chiamo una sorta di cortocircuito tra la fede e la prudenza. Ecco, avere fede, credere nel Signore, pregare, ecco, non comporta rinunciare anche a quelle misure umane di prudenza che ci vengono suggerite dalle conoscenze scientifiche circa il contagio. E allora ecco, anche questo può spiegare le decisioni che i vescovi hanno preso, decisioni certo che sono motivo di sofferenza perché rinunciare alle celebrazioni comunitarie, soprattutto l'Eucaristia della domenica, è un passo molto grave, molto pesante. Però ecco, i vescovi del Veneto, insieme anche con i vescovi dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, hanno preso questa decisione proprio come un gesto di carità e di attenzione per aiutare, ecco, anche il contenimento del contagio e venire incontro alle esigenze della sanità pubblica. Ecco, noi in questa situazione siamo impegnati a sostenere la fede dei fedeli e dobbiamo trovare, ecco, altre forme per sentirci uniti nella preghiera. Ed è per questo motivo che, come vescovo, ho sentito il bisogno di invitare tutta la diocesi, tutte le persone di buona volontà, ecco, a una sorta di appuntamento di preghiera, quasi un pellegrinaggio spirituale. Ecco, venerdì sera alle 21 io sarò a celebrare la messa nel santuario della Beata Vergine del Pilastrello a Lendinara, un luogo caro a tutto il Polesine, ma non solo. E quindi vorrei invitare tutti quelli che hanno piacere di farlo, che hanno anche la buona volontà di farlo, di unirsi attraverso i mezzi della comunicazione sociale per seguire questa celebrazione e pregare tutti insieme la Madonna. Ecco, alle ore 21 la messa verrà trasmessa dall'emittente Telechiara e anche dalla nostra radio diocesana, Radio Colbe. È un modo, ecco, anche questo per sentirci uniti per
fare proprio esperienza di essere un popolo che si affida al Signore attraverso l'intercessione di Maria. Ecco, l'esperienza che stiamo vivendo, che è inedita e anche impensabile fino a qualche giorno fa, può essere veramente anche un modo attraverso il quale il Signore ci chiede di convertirci e ci aiuta, ecco, ad andare proprio all'essenziale, andare anche alle sorgenti della nostra fede.